con lo studio 3 di Super TV in Castelluccio Mantova. Musica, tradizione e curiosità in diretta con Elide. Un programma ideato. Buongiorno, ben sentiti, ben trovati, eccomi qua di nuovo insieme a voi nello studio 3 di Castelluccio. Sono tornata da pochi minuti fa, il tempo di mettermi gli orecchini, quindi non mi sono cambiata, ho fatto nulla, comunque insomma spero di essere gradevole ai vostri occhi. Saluto la Sonia, ciao Sonia, grazie per la tua ospitalità gentilissima come sempre di questa mattina, quindi grazie, grazie tante, un bacione a te. Allora, seconda parte, dovrebbe passare di qua un'attrice. Un'attrice che ha fatto film a 100 chiodi, sarà domenica in una trasmissione televisiva con Jerry Scotti, dice Elide vado a Milano, quindi se passo di lì vengo salutato. Ho detto Ilenia, se passi fermati pure perché è sempre un piacere averti. Nella seconda parte non avremo Elio Marino. Sì, eccomi qua, stavo parlando sia con il nostro ospite che sarà presente, ma anche con Ilenia Mezzeni che è arrivata perché sta andando a Milano, ma tu Elide ti prometto di venire a salutarti quando vado, quindi è passata, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, ecco perché lei deve andare a degli appuntamenti, però giustamente si è fermata, quindi inquadratemi questa meraviglia delle meraviglie, guardate, buongiorno, che meraviglia, buongiorno. Ecco, buongiorno Ilenia, benvenuta buongiorno qui a Super TV, come stai cara? Bene, grazie. Mi fa piacere, il tuo bambino sta bene? Il mio bambino altrettanto, quindi sta mando un bacio caro a JJ, caro. In questo momento. Ecco, ascolta, noi ci conosciamo da tantissimi anni, però so che in questi ultimi periodi, ecco, tu hai avuto grosse soddisfazioni, sia con il cinema che con la televisione. Sì. Allora, in due parole ce lo dici tu, cosa è successo? Sono molto contenta perché, diciamo che in questi ultimi mesi sono arrivate tutte in fila, una delle ultime che mi ha dato molta soddisfazione, molto piacere, è quella appunto di Avanti un altro, di Jerry Scott, il programma che va in onda Elide tutte le sere, e lì interpretava un personaggio comico dell'antica Roma. Ah sì, perché lui ha, quando c'era prima Paolo Bonolis che faceva tutto per... Ah, e tu interpreti la Poppea, ma chissà perché hanno detto Poppea proprio, anche perché i giornali, perché io qui il giornale, ecco uno dei giornali mantovani che ha fatto una grossa intervista. Grazie. Ci sono due telefonate, le prendiamo, oh, ecco, certo, molto che così dopo. Pronto, buon primo pomeriggio. Pronto? Sì? Elide? Sì? Sono la Wanda. Wanda, tesoro. Saluto la tua ospite. Buongiorno, signora Wanda. Va bene. È un piacere conoscerla. Eh? È un piacere conoscerla. Va bene. Ma io ti voglio bene a tutti. Lo so. Elide. Ah, cara. Ti dice a quella signora che ha detto che Paolo non mette le dediche alle sue canzoni, che deve chiamare a mezzogiorno. Perché ti chiama dopo ogni volta che non arriva ora, devi chiamarla prima. Ah, ho capito. Allora fai le canzoni, perché se manda tardi, se chiama tardi, non li fa. Va bene, d'accordo. Elide, saluto tutti. Sì, caro, lo anche so. Anche la tua ospite, anche quello che c'è a casa malato. Anche quello che c'è a casa malato. E io ti faccio tanti auguri di una pronta guarigione. Guarda che c'è anche Marino Tanfano che dopo ci parlerà del pane. Di tutti gli altri. Bello, faccio gli auguri anche a lui. Anche a lui, sì. Tante cose belle per tutti. Grazie tesoro. Buon fine settimana a tutti, vi spero bene a tutti. E sono un po' presto per il fine settimana. Sì, ma però siamo già a giovedì, eh? Beh, sì, domani è già giovedì. Giovedì. Allora no. Siamo già in fine qua. Ma certo. Anche te,
Carmi, dai, ha detto una bella poesia oggi. Mi fa molto piacere. Complimenti, Lady. E tra poco arriva la telefonata. Oh, per bere il caffè insieme a me. Sicuramente. Buon caffè a tutti. Grazie, anche a te. Signora. Buon pomeriggio, buona serata. Grazie anche a lei. Signora. Anche a te, grazie. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Signora. Ciao. Ma guarda, ce n'è una più simpatica dell'altra, guarda. È una veramente una bella tradizione. A parte che l'ho scelto bene, le ho scelte bene, non so che una per una. Belle, complimenti. Grazie. C'è un'altra telefonata, poi ci dici perché ti chiamano Poppea. Va bene. Pronto, buon primo pomeriggio. Buongiorno, buon primo pomeriggio. Prima si parlava delle canzoni di Sanremo e via dicendo, e la canzone diceva: aprite le finestre al nuovo sole. È prima. Aprite anche i balconi al nuovo sole, che qui abbiamo un balcone immenso. Complimenti, grazie di cuore. Guarda volentieri questo suo complimento in diretta. Un bacione immenso, veramente, grazie. Molto simpatico. Ma io lo aspettavo questa telefonata. La Poppea perché ha 160, 69 e 100. Prosperità. Sei prosperità. Pronto, buongiorno. Splendida Elida e splendida Ilenia. Buongiorno. Sei bellissima Ilenia, che buongiorno. Bella ragazza. Grazie. Anche se sei mamma sei una bella ragazza. Grazie signora, grazie di cuore. E poi sei molto dolce. Sì, molto. Grazie. È vero. Grazie. Ascolta Elida, quando è che la vediamo la signora? La Ilenia? Domenica. Sì, domenica. Domenica 8 febbraio. A parte che piace Gianni Scotti, lo seguirò molto volentieri. Sì, domenica 8. Ci sarà molto Elide, grazie per la bella sorpresa di questa mattina. Grazie. Ascolta, guarda che il quadretto, non è che si vede tanto, Elide. Quale quadretto? Quello che hai messo lì, lo vedo solo metà io. Ma dopo ve lo farò vedere, sono tutte le mie onorificenze. Brava, noi le baceremo le mani, signora Elide. No, ma d'ora in avanti mi chiamerete anche cavaliere. Bene, mi fa piacere, allora io inizio da oggi. Saluto cavaliere Elida, splendida ospite. Splendido cavaliere. Grazie signora, buon divertimento. Se mi saluto anche Marino. Siamo qui noi a vedere tutta la trasmissione. Ma lo so che lo aspettate, lo so. Grazie Gabriella. Un abbraccio. Un bacione anche a te. Ciao. Lo so, la nostra Ilenia, ma guarda, ti dedicherò, mi spiace perché adesso insomma tu devi andare purtroppo, ti dedicherò un pomeriggio, quindi vieni qua e ci racconti tutta la tua storia, la storia della tua carriera, perché noi ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, però adesso che è diventata mamma chissà perché, insomma si sono aggiunte cose in più, quindi domenica c'è un'altra telefonata? Sì, l'ultima telefonata. Pronto? Buon primo pomeriggio. Adesso ciao, Elide. Ciao. Sono l'Angela, finalmente ti vedo. L'Angela di Cabezzo? Sì. Ti ho fatto gli auguri l'altro giorno per Sant'Angela. Lo so, però non ti vedevo per televisione. Ah, ci picchia. Oggi, insomma, ti vedo un pochino. Beh, insomma, dai. Cosa, saluta al tuo ospite. Buongiorno, signora Angela. Buongiorno. Piacere sentirla. È un po' prosperoso come detto. È un po' prosperosa? Un po' burrosa, un po' burrosa. Marino sta guardando, ma di là i nostri due ometti, siccome non si vedono, hanno allargato bene la visuale. La telecamera. No, sono professionisti. Dimmi Angela. Speriamo che aiutino le antenne, che riesco a vederti più avanti, perché... Sì, ma hanno avuto dei problemi. Me l'ha detto Pino. Sì, hanno avuto dei problemi perché stiamo aspettando un altro canale, un'altra linea, che prenderà, oltre al Basso Mantovano, prenderà anche tutta Reggio Emilia. Va bene. Tutta l'Emilia Romagna. Mi fa molto piacere perché ho tanti amici là che mi telefonano continuamente, quindi... aumenteremo la nostra potenzialità. Grazie.
volta guardate, ecco, su rete, qua, no. Dovrebbe essere canale 5. Canale 5. Canale 5, se non vado errata, alle 7.45 con Gerry Scotti, ci sarà anche Belen, ci sarà anche Tosca d'Aquino. Che Belen Rodriguez. Belen Rodriguez, quindi è una puntatona bellissima. Com'è la Belen Rodriguez? Molto allegra, molto spigliata. E fra lei ci sono anche gli ospiti di naturalmente di un programma cinematografico che sono venuti appunto a lanciare la sua prima TV, quindi Tosca d'Aquino e tanti tu altri. Ci stai in mezzo alla Belen. Grazie, ci cara. Ci stai. Grazie, dovevo mandarti anche a te l'Isola dei Famosi. Ah, non si sa mai. Non nella playa della desnuda. No, insomma, normale. La playa sbonita. Playa sbonita, bene. Io sono contenta, Elide, di essere qui, anche perché mi trovo comunque nella mia città di origine, quindi Mantova, e quindi sono molto orgogliosa e molto felice di essere in un programma televisivo come il tuo. Grazie. Dove ci sono tanti sorrisi, tante bellissime emozioni, e veramente stando qua si sentono. Grazie. E quindi veramente mi fa tanto piacere, lo dico con il cuore. Grazie, con tutta spontaneità. Grazie. E complimenti. Grazie, ti auguro, noi saremo domenica là a guardare quello che succede. Ti ringrazio, un buon viaggio adesso a Milano. Grazie, ecco, mi raccomando, spero di entrare nelle case e di farvi un po' sorridere, perché è veramente molto molto bello questo personaggio, molto molto divertente, davvero molto bello. Bene, bene, complimenti, auguri, congratulazioni. Grazie. Andiamo grazie. Con la pubblicità, poi ti prometto che sarai qui con noi. Grazie. Adesso facciamo. Andiamo con la pubblicità o c'era un.